parliamo di traumi da sci, intendiamo tutta la traumatologia secondaria accadute durante l'attività sciistica, prevalentemente nello sci alpino, ma può essere caratteristica anche dello sci alpinismo e in misura molto minore dello sci nordico. Il nostro contesto, l'ospedale di Agordo, lo possiamo quasi definire centro hub della traumatologia dello sci per la provincia di Belluno, perché da noi giungono praticamente sia dal comprensorio del Civetta che dall'area di Falcade, San Pellegrino e anche dalla parte di Arabba tutta la traumatologia da sci. Noi gestiamo praticamente tutto ad esclusione dei politraumi complessi che generalmente vengono centralizzati direttamente dal posto verso i centri di Politrauma Hub, però tutto ciò che è il trauma da sci, cioè il trauma degli arti inferiori, degli arti superiori, del torace e anche della colonna. Il nostro pronto soccorso è in grado di gestire il paziente in toto, in tutta la diagnostica clinica radiologica, e poi l'ospedale di Agordo è supportato da un servizio di ortopedia all'avanguardia che gestisce tutti i casi che necessitano dell'intervento ortopedico. Se il paziente ha traumatologia anche di organi o di diciamo torace, addome o cranico, in base alla problematica eventualmente trasferiamo il paziente in un reparto adeguato nel nostro ospedale di riferimento hub, che generalmente è Belluno. Il nostro pronto soccorso quest'anno sarà sui 13.000 accessi, un incremento di circa 1.000 accessi rispetto all'anno scorso. Già l'inverno precedente ha visto un netto aumento rispetto ovviamente al periodo Covid di accessi per traumi da sci, perché c'è stato un aumento notevole del turismo invernale, e dal mese di dicembre fino a tutto il mese di marzo abbiamo circa 70, 80, 90 accessi al giorno, dove almeno il 60% deriva dai traumi da sci. E in questo contesto generalmente i soccorsi arrivano dalle piste e poi trasferiti con i vari equipaggi nel nostro pronto soccorso. Questi pazienti sono, qualcuno è locale del nostro territorio italiano, molti sono persone che sono in vacanza, sia italiane, e una grossa fetta deriva anche dall'estero, prevalentemente dai paesi dell'est Europa. La mia esperienza in questo pronto soccorso è nata diciamo nel primo febbraio di quest'anno 2023, dove ho preso l'incarico di direttore. Questo pronto soccorso, oltre a garantire l'assistenza a tutti i comuni dell'Agordino, che ha un bacino di circa 18.500 abitanti, ha in gestione tutto quello che è la quota del turismo dei paesi montani del nostro territorio. Io mi posso avvalere della collaborazione di 4 medici strutturati più altri medici collaboratori della nostra azienda che lavorano da noi. C'è un gruppo validissimo di infermieri in 23 unità in questo momento, 8 autisti e 4 operatori con il coordinatore infermieristico. Ovviamente il pronto soccorso è un lavoro che è fondamentale avere un'equipe affiatata e addestrata, come ho trovato in questo contesto quest'anno. Noi abbiamo da poco avuto anche l'onore di vista riconosciuta la nostra unità operativa semplice di OBI, e con 6 posti letto dove possiamo gestire i pazienti fino a 48 ore. Infine vorrei assolutamente ringraziare tutto il mondo del volontariato delle terre alte agordine, tutte le croci che fanno assistenza sul territorio e che convergono nel nostro ospedale, che è un servizio assolutamente fondamentale
per il soccorso sanitario di tutte le terre dell'Agordino.